Buongiorno, oggi è il 9 marzo 2024, sono le 8:30 e andiamo a fare una gita bellissima. Dove andiamo, signorino? Andiamo nell'isola di nell'atollo di Menemba, quella di Bill Gates. Bene, andiamo a vedere Bill Gates che isoletta si è comprato qua. Ciao, ciao, buona, a Barigani. Arrivati in zona nord. Ecco la Paola che va a fare sub a 50 metri di profondità. La bombola è piena e via. E siamo arrivati veramente in un posto paradisiaco. C'è una roba magnifica in una laguna che più bella forse è impossibile. Praticamente c'è in mezzo al mare questa lingua bianca di sabbia, senza occhiali è impossibile stare. Io non so se rende il cellulare, ma è stupendo. E quella è l'isola privata di Bill Gates, lì chiaramente non si può andare. Tra l'altro l'acqua è bollente, cioè è una cosa spettacolare, staresti qua ore e ore e ore. Allora, adesso noi camminiamo sulle acque come una persona nota che è nato un po' di anni fa. È ancora più trasparente. Come vi sembra il posto? Bello, meraviglioso, meraviglioso. Lì c'è la top model. E adesso ora della merendina, della frutta. Hakuna Matata. A me piace molto. Piace molto l'ananas, è squisita. Il mango è buonissimo. La papaya. E questa dove stiamo andando, sempre a piedi, perché qua è bassissima, ripeto, una laguna, è qualche metro quadrato di sabbia in mezzo al mare. La Paola adesso si è seduta tranquillamente, però è così, da lì a qua. E lasciamo questo meraviglioso posto per tornare alla base. Eccoli, sì, che belli! Paolo si è buttato. No, che bello, eccoli, guarda, ci andiamo di fianco. Cioè, tu ti sei gettato così senza dire un cavolo? Sì, è fatto un turbo. La barca mentre andava, si è preso un colpo. Bellissimi, io ne ho contati una decina. Ce n'era uno, l'hai visto quello col bimbo, col piccolo? Sì, quello, ce n'era uno col piccolo attaccato. Gli sta sotto. Gli sta sotto, attaccato sotto. E notare quei delfini è stupendo. Oh, vanno giù nelle profondità. Guarda. E queste sono le stelle marine che ci, non fanno male, eh? Che belle, appena pescate, bellissime, guarda che roba. Oh, che spettacolo.